Oggi andiamo a farci la montanaia, 26 di marzo, sulla Lugenei, entriamo dentro sto vallone qua e poi tutta l'avventura. Con Osvaldo e Andrea, bello fresco. Sei un quarto del mattino, c'è il piazzale pieno di svizzeri, saranno tutti il rifugio a Aosta. Qui siamo dall'altra parte del vallone e adesso tacchiamo su. Adesso senza... quasi da rampa su di qua. Ravanata, sì sì. Cazzo, fare il bosco qua, morire tutto gelato, quasi la rampa. Spettacolo di vallone, prima volta. E Osvaldo com'è? Bene, bene, spettacolo. Ha buttato giù due dita, né? Due dita. E noi siamo attaccati sulla domenica, quel vallone là. E siamo andati lassù. Già l'altra volta giù di lì. Siamo attaccati su di lì. Un traversone era. Ma dove? 10 km. C'è qua, certo che qua. Qua il cazzo, qua sali com'è. Il colle 2,9 l'ho già per 2 ore e 10. Quanto? 2 ore e 10. Quindi vuol dire che abbiamo già fatto 2 ore in teoria. Non erano 4 ore. C'è un bel couloir qua. Sul colle 1,40 al colle 2,9 e lassù. Questo panorama è spettacoloso, traccia di salita. Spettacolare qua. Madonna. Troppo bello. Minchia. Un gran conben al fondo. Spettacolo. Un gran convento devi andare a fare prima o poi. Ce l'ho nell'elenco. Un sorso di me. Se ce l'hai sì, un goccetto. Io oramai siamo sul colle. Vuoi? Ma vedo da Osvaldo. Qua il colle. E oramai siamo quasi su, poi vediamo cosa c'è da fare la punta. Oggi cos'è il ramponino? Meglio averli che non averli. Sì, poi ti girare le scatole che arrivi fino lì prima per la punta. Tanto, appunto, sai, però. Oggi punta, A costa di metterci 2 ore in più non ti interessa. Si è arrivati al colle di Montanaia.
questo è il colle, poi facciamo la traversa sotto quella pietra lì, andiamo a destra, andiamo a fare la punta della montagnaia. Lì c'è il colle, ora noi ci siamo, andiamo a vedere com'è e poi facciamo il traverso, andiamo a fare la punta. Andiamo al colle. Diego, la mia fonte. Venite a fare là, vieni. Lì dove siamo di sotto. Oh, lo attacchiamo su di qua, adesso sulla punta lì e poi vediamo. Andiamo a Monte Rosa, spettacolo. Voilà. Bisognava tagliare là, vaffanculo, eh? Ma che pian pianino si va, eh? Una bella ravanata in giù. Adesso lì è più bello lì. Vai Osa, pian pianino. Voilà, salvo. Andiamo fino a giù lì e poi tacchiamo in là.
Com'è? Di merda. Dove ci conviene scendere giù qua allora? Che cazzo mi fate passare? È un po' di misto. Manda un po' di giù così. No, ma si va bene. Le osa, dobbiamo attaccarsi al piombo qua, com'è lì? Di nuovo sulla roccia, vai! Fai dei buchi nuovi, osa. Riesce. Com'è lì? Va bene? No, non sono davanti io. Ok. Si esce.
costruì. È duro, eh? Una ravanata. Eh? Hai sentito che roba? Perché qua è tutta avventata qua. Bravo Osvaldi. Siamo mica ancora arrivati. Pensavi di essere arrivato, eh? Sbagliato in pieno la cresta, adesso dobbiamo fare tutta la cresta. Questa, l'altra dietro, l'altra ancora. Dobbiamo passare là sotto e montare giù là e montare su. E vabbè, oggi è andata così. La facciamo di qua la punta stavolta. Questa è proprio una sci-alpinistica. Più che sci è alpinistica, hai detto bene. Cazzo, c'è una vista spettacolo, laggiù Cervino, Monte Rosa. Ci sarà gente là sul coso, non riesco a vedere. Vediamo se sul Brighton c'è. Ci sarà gente sul Brighton. Vedi qua dove siamo saliti. Su per sta cengia qua. E giù la traccia. Gran Combin, Monte Bianco, Gran Jorras. Adesso dobbiamo attaccarla su di qua, non c'è storia. Ma che sono le scie. Tutto di cresta fino in punta qua. E Osva. Qua ce la facciamo tutto di cresta fino in punta. No, passa qua. Qua sei sicuro? Qua sei sicuro? Qua che c'è una pietra mobile. Bello. Qua. Oh, che ravanata.
vado avanti qua. Dai Diego, dai, tranquillo, pian pianino, pian pianino, dai, l'ultima crestina qua, l'ultima penultima, dai, piano piano, dus dus. Porco Giuda, oh. Che ravanata. Osva, pian pianino. Faccio un po' di adrenalina, Osva. Aspetta che mi tolgo anch'io. Ce la fai? Puttanare, spettacolo. Con l'adrenalina mille. E oggi sì. Spettacolo, minchia ragazzi. E ho tutto il crestino, ma che robe. Ce ne andiamo qua sopra e poi se abbiamo un po' di culo riusciamo ad andare un po' via un po' meglio. Ma allora, fai attenzione alla cornice qua, passarli dietro la pietra. Sempre più in alto, Osva. Qua, non so, sembra di essere sul bianco. Guarda, che spettacolo. Che canaloni, ragazzi. Guarda, sì, estremo qua. Ah, non lo so, te lo dico quando devo discendere. Ci va ancora un'ora andare da punta. Si scende di lì. Lì. Sì. Eh? Sì.
si passa anche di là, ma no, no, passa dove sono passato io, eh. Alla grande, dai che siamo quasi su, pian pianino qua, andiamo a farci male adesso. Grande la punta! Non siamo ancora in punta. Bravi ragazzi, non mollate mai. Bravo Diego, complimenti. Aspetta che manca ancora 25 metri. No. Sì, sì. Dai. Andiamo bravo, su, bravo. Se c'è i complimenti in punta. Bravissimo. E beh, questa ce la siamo veramente guadagnata. Sì. Questa è doppia punta. Caracca, questa vale doppia. Spettacolo. E la montagna già fatta, già fatta. La montagnaia 5 ore e mezza, tutto di cresta, viene su in punta. Stiamo andando fuori di testa a questa altezza. Siamo su Adosca, ci siamo fatti tutta questa cresta qua. 5.000. Dal colle fino su qua. Manca la sedia, bella tosta. Bombola, bombola. Bombola, ragazzi. Siamo venuti su dentro il vallone lì. Là dietro. Spettacolo. Caro natura, sei stato bravo. Che cosa c'è di qua? Di qua c'è Cunei, là è Cunei. Dove? Così, là dietro. Ah. Qua non si vede il... Monte Rosa. Qua è il... Dammi di Chalin. Qua non si vede perché c'è la cornice. La griva l'ha già fatta, la griva l'ha già fatta, Osva, mega cornice. Adesso andiamo dall'altra parte per scendere. Madonna che giornata,
è andata bene. 5 ore e mezza ho detto. Meno male sono riuscito ancora a tamponare, la ricordo. La prossima volta è un pezzo di corda, che è meglio. La prossima volta bisogna pensare di ritornare indietro. No, quando vedi la cresta basta, non cominciare. Bisogna seguire l'itinerario, ecco, che ci ha segnato. Ecco, voilà, non cominciare a fare creste. A inventarci, perché, sì. Perché cominci a fare creste, se sì, parti da là ti fai tutta la cresta. È vero, ti fai tutta la montagna. No, creste devi farla quando sei su, 50 metri. Fai creste o fai creste? Era così, dici. C'è un bel vuoto. È più corta però, non fai tutto sto pezzo. È uno spettacolo. Ci mettiamo a posto e iniziamo a prepararci a scendere, ma che ora? 5 ore e mezza a salire, però vale la pena. E adesso facciamo la cresta e andiamo là con gli sci a vedere se riusciamo a scendere dalla punta. E Osma, pronti, si parte per la discesa. Vediamo, poi vediamo, dico poi quando arrivo. Ecco, la discesa. E qua ci dobbiamo entrare al posto per scendere. Non abbiamo mai fatto questo giro qua. E qua sì, anche qua dove ci sono io non è il massimo, bisogna andare là, bisogna andare in fondo, pieno di pietre, occhio, qua scende. Ma io devo venire giù fino lì o se no posso tagliare? Stressati sì, ma che muro che ci sono sparati dalla punta. Siamo saliti tutte quelle creste lì, dal colle fino là sotto, il colle è là. Ah sì, andavi tutto qua, facevi quelle 4 immersioni. Guarda, bellissimo, sì. Guarda la traccia che traverso che hanno fatto dal colle. Eccolo là, il bifido. L'hanno tagliato tutto, hai notato? E alle... Ioppa! Alle Oslo! Ti dà tutto prostrone, più bella di qua che in ombra. Bravi, bravi, bravissimi, bravi, ma che brava voce, che brava voce. Ah, se se, ne? Che spettacolo ragazzi oggi. Ce la siete meritata, oggi la punta, doppia, tripla, brava Nea, complimenti, bravo Diego, sempre più in gamba. Ed ecco i due fuori classe nella discesa. Boh, non so se inquadro, ma comunque non vedo niente acceso. Boh. Spettacolo. Lì c'è Diego. È bella pesante. Sì. E adesso arriva Osvi, pieno di grinta. Ada, op, op,
Op. Ma che stile? Op, no. Op, op. Op, op. Atalo, atalo, atalo! Dus, dus! Come si può spingere? Sentivi urlare giù di qua. Spettacolo. E iopeta, e iopeta. Sì, sì. Spero di metà aprile che sia ancora fare un'uscita lì. Andiamo a vedere un po' com'è. Spettacolo oggi, guarda che creste. Il paradiso. Tutta. Com'è, socio? Quasi alla fine della giornata. Sì. Aspetta, certo, la macchina poi. Macchina buffata. Prosecco. Ah, sento la lingua secca. Siamo anch'io. Pezzo più difficile. La spacca le gambe. Qua si vede la macchina. Parcheggio. E dobbiamo ripellare 150 metri. Siamo arrivati alle macchine, non so se ci arrivano adesso. È stata bella dura. Ah, Osmo! Andrea! E oggi giornatone, siamo andati a finire lassù. Dentro quel vallone lì e poi tutto a sinistra, colle, colle punta, giornatona. Ultimo pezzo, giornatone oggi. Bravi, bravi compagni, 50 anni così. Bravo Dio. E voilà! E la gita si chiude in bellezza. Con la buffata. Salute, salute, salute. Oggi doppia gita. Meritata e tutta.